Ma se io faccio, si riattiva perché ho mosso qualcosa. Quindi devo lasciare un altro modo di portare forza che mi dato dal lancio del corpo. Spiego? Sì. Quindi guardi un secondo, se io per esempio adesso faccio. L'ho abituato a questo tempo. Adesso mi aspetterebbe un vuoto, ho colpito sul vuoto. Quindi ho cambiato tempo, sono passato dal corto al lungo. Ecco il chiotaio. No, perché si è dimenticato e non l'ha visto. Vedete che colpisco sul vuoto. Non si rivolge, si rivolge. Capite? Io combatto così. Quindi cosa ho fatto? Un chiodi, cambio di distanza, un chiotai, chiotai. Non l'ho fatto più di prima, l'ho fatto di terza intenzione. Non faccio. Quindi impara tutto perché sono sul pieno. Sì, la fintina, no? Ma non sto agendo su principi e so cosa faccio e cosa succede all'altro. È chiaro, no? Sei contenti? Si vede. Allora, quindi, cosa fate adesso voi? Proprio questo. Sì, allora. Jump, kizami, colpisco, ground sotto. Vi faccio? Okay. Uno, due, sotto. Entro, sopra, sotto. Ok? Se l'altro scappa, vuol dire che non riesce a gestire, ma non mi fa rinare, sta lì. Non colpisco più. Falso, no? Quindi lo faccio, no? Compara, va, entro, sopra, sotto. Sì? Sadayashi. Anche questo è un chiodi. Perché lui si aspetta un tempo, e invece poi lo vediamo sopra, no? Con il sotto sopra. Che è più difficile, ma e poi si lavora sui quattro cancelli. Proviamo? Allora, vi faccio con calma. Guardia speculare. Ok? Jaku, Kizami, scendo. Lui vede questo, ma è un Sasayashi, quindi ha un tempo di ritardo. Pum, sotto. Ok? Quasi contemporaneamente, un po' devo leggerlo. Spero, se io faccio così, non ho forza. Tu ti aspetti, ma vedi? Se vai a parlare, cosa che concede, arriva dopo. E non poi va sotto questo. Sì? Ma se guardate, è completamente staccato. Appena faccio questo, si riattiva. Dovete riuscire a usare acqua e tutto il resto. Quello è difficile. Staccare il corpo, dai.